Milano. Sarà quindi Lodi. Parte lui col sinistro. Francesco Lodi. 2-0 per l'Empoli. Raddoppio azzurro su calcio piazzato e l'abbraccio di Lodi con Mister Somma. Si può riprendere a giocare, calcio di punizione, battuto da Lodi sul primo palo, c'è il gol e c'è il gol di Lodi e c'è il gol di Lodi, il raddoppio dell'Empoli. Il raddoppio dell'Empoli con un sinistro a girare da parte di Francesco Lodi. E ad avvio ripresa Francesco Lodi disegna la punizione del 2-0 che ci fa vivere un momento di grande calcio e il decimo centro stagionale per lui. Sto giocando bene, sono tornato ad ottimi livelli. Reagisce immediatamente e pareggia al 37esimo con Francesco Lodi che rispolvera una delle sue armi migliori, il calcio di punizione con gol. Il sinistro su palla inattiva del talento campano è chirurgico e non lascia scampo a Pantanelli. 1-1, con questo punteggio si chiude la prima frazione. Mancino piazza su punizione il classico quanto bellissimo gol della bandiera. È il 39esimo e per un attimo la partita potrebbe anche... Lodi invece è uno che non ha bisogno né di squadretta né di righello. È il 92esimo quando Cavasin capisce che il suo progetto a Frosinone potrà andare avanti. Lodi, napoletano di nascita e di crescita, quando trova l'Avellino trova anche l'ispirazione e dopo la doppietta dell'andata segna un gol fotocopia a quello del Matusa con un'unica eccezione. Prima la vittima era Pantanelli, oggi è Granianiello. La sostanza non cambia. Il Frosinone esce in trionfo dal Partenio e chiude probabilmente la pagina più nera di questo campionato. Cavasin la chiude, Carboni la apre, o meglio la ria. Dopo ecco la punizione da quella che qualcuno al Matusa chiama addirittura la mattonella Lodi, ovvero la posizione preferita dal giocatore. Pallone a girare perfetto e gol numero 14 in stagione. Un bottino che non può non far finire il fantasista napoletano sul taccuino di qualche big di Serie A. Anche se l'Empoli, che da un mese possiede per intero il suo cartellino di fronte, le occasioni da gol arrivano da ambo le parti e i portieri fanno la loro figura. Ci vuole nella ripresa una prodezza del solito Lodi su punizione a rompere di nuovo l'equilibrio. Siamo alla 47esima posizione di Lodi, la palla che finisce in rete, la posizione decisiva di Epagua e il Frosinone è avanti dopo soli 2 minuti nel secondo tempo. Da... 4 uomini in barriera, chiede la verifica della distanza, Lodi prova lui e segna lo splendido gol, pareggio di Lodi, 2-2. Da quella posizione tira dalla parte del portiere. Parte da... Tutto è pronto, Lodi e il gol di Lodi, grande rete sinistro vincente di Lodi all'11esimo minuto. 5 uomini in barriera per il Palermo, parte Lodi, la sua battuta, poi che passa, che gol di Francesco Lodi che sblocca il derby al 32esimo minuto. Голкипер направляет мяч в ворота. 3-0. 66-я минута встречи. Франческо Лоди перехитрил голкипера. Фабио Ливерани тут же отправляется в кучу малу эту. Празднует.
Lodi che gira e poi la papera di Leali, il gol di Francesco Lodi che dedica poi la rete ai suoi figli. Eccolo qua, Francesco Lodi con il sinistro, ma onestamente... Francesco Lodi, tutti l'aspettavano sopra la barriera, lui va sul palo del portiere con potenza, direttore di gara Lodi, Francesco Lodi, lo abbiamo detto, è incredibile la sua traiettoria. Può partire la rincorsa di Lodi. Parte Lodi, il pallone all'incrocio! Ciccio Lodi! È 1-0 FC Messina! La prima perla in maglia giallorossa di Lodi. Arriva su calcio di punizione e sblocca il match con il dattilo. Un gol bellissimo e ora vediamo l'esultanza di tutta la squadra, un gol tanto atteso, tantissime punizioni da parte di Lodi, San Luca è qua, una punizione perfetta, c'è poco da dire, Antonio, 43esimo la sblocca, il Football Club Messina meritatamente. 55esimo, punizione di Lodi dalla destra, la parabola beffarda del 10 Granata si insacca in rete senza nessun tocco. Al campo, al centro, poi Lodi batte il calcio di punizione, non lo tocca nessuno, il pallone si infligge direttamente alle spalle dell'estremo difensore Giuseppe Lumia e Francesco Lodi va giustamente a festeggiare sotto la curva dei tifosi del Catania, ce n'erano due oggi all'interno dello stadio di Ragusa, il primo gol della Catania in questo campionato, il primo gol della Catania in questa stagione, era giusto che magari lo segnasse il capitano, guardate la concentrazione, il tocco, il tiro, il pallone che rimbalza.